Amici di Telemolise, si ritorna ai concerti dal vivo. Noi siamo all'ex GIL di Campobasso in via Milano per seguire lo spettacolo di Simone Sala, Appunti Sonori. Questa serata rientra in un cartellone di eventi più ampio promosso dal Conservatorio Lorenzo Perosi. Restate con noi. Simone Sala, si ritorna ai concerti dal vivo questa sera all'ex GIL, il suo spettacolo Appunti Sonori. Beh, finalmente si torna a suonare e si torna a suonare in pubblico nel mio Molise e tra l'altro nella stagione dei docenti del Conservatorio Perosi, una squadra in cui sono appena entrato, quindi la gioia è doppia e tripla. In più avremo un programma raffinato, però anche, come dire, con un'impronta fortemente italiana, con questo omaggio a Dante Alighieri nei 700 anni dalla morte e con la graditissima partecipazione di Raffaello Lombardi, attore di grido che negli ultimi anni ha tanto frequentato e tanto dato al Molise. La serata rientra nel cartellone di eventi promosso dal Conservatorio Perosi. Lei ha accennato prima, è diventato docente da poco. Cosa ci può raccontare di questa sua nuova esperienza? Beh, è il coronamento di un sogno da una parte, perché è stato sempre un sogno coltivato da bambino, da quando io ero studente del Conservatorio. Quindi poi tornare a insegnare nella mia scuola ha davvero un sapore molto molto speciale, poter lavorare con i ragazzi, forgiare i nuovi pianisti del domani, farlo poi nel mio istituto è davvero una gioia impagabile, quindi spero con tutto il cuore di fare un grande lavoro partendo da questo e nel futuro, ed è anche, credo, quindi un nuovo punto di partenza, non solo un punto di arrivo. Lei è un musicista affermato, ha collaborato con tante personalità di spicco del panorama musicale internazionale. Quella a cui è più legato, la collaborazione a cui è più legato? Non me la sento di fare un nome, mi sento dire che la collaborazione è quella con la musica di qualità ed è sempre quello il territorio comune. Certo, sicuramente mi verrebbe da dire Tullio De Piscopo, Don Esposito, Flavio Boltro, Silvia Mezzanotte, Beppe Vessicchio, sono tanti nomi con cui ho avuto l'onore di lavorare, Michele Placido, Paola Gassman, e ognuno di loro mi ha lasciato davvero qualche cosa e mi ha soprattutto insegnato qualcosa, ma ci tengo a sottolineare che poi alla fine l'intento di tutti noi era sempre uno, quello di fare qualità, quello di portare sul palco davvero non qualcosa che sia per forza per la massa, ma che magari sia un prodotto un po' più di nicchia, ma con qualche contenuto in più. Torniamo per un attimo allo spettacolo di stasera, come si svolge? Allora, abbiamo un programma tutto classico, Liszt, Scriabin, Rachmaninoff, appunto con la partecipazione di questo attore, e nella prima parte tutto Liszt, c'è questo omaggio a Dante Alighieri, perché Liszt, grande compositore, grande pianista dell'Ottocento, ad un certo punto della sua vita incontrò il grande Dante nel suo percorso, ovviamente i suoi scritti, e lo influenzarono, lui scrisse questo capolavoro che è la Fantasia dopo una lettura di Dante, che è, insomma, uno poi dei grandi cavalli di battaglia dei pianisti del Novecento. Dopo di quello uno spaccato sulla Russia, Scriabin e Rachmaninoff sono due autori che sento sempre vicini, congeniali da quando sono ragazzo, ma che anche loro in qualche maniera sono legati alle impressioni che i compositori avevano di situazioni letterarie o pittoriche che incontravano nella loro carriera. Ed ecco quindi perciò Appunti Sonori, quindi questi compositori e questi musicisti che hanno girato il mondo e che hanno preso degli appunti musicali influenzati dalla cultura che hanno incontrato e dalle storie che hanno vissuto.
L'omaggio a Dante all'interno dello spettacolo perché quest'anno ricorrono i 700 anni dalla morte. Sì, ovviamente mi sembrava doveroso. Poi negli anni di conservatorio appunto avevo speso un lungo periodo per imparare questo brano di Liszt così impegnativo e quest'anno mi è sembrato assolutamente l'anno giusto per tirarlo fuori e per organizzare un bel evento. Poi c'è questa partecipazione di Raffaello che gli dà proprio un tocco di unicità. Francesco Cocco, presidente del Conservatorio Lorenzo Perosi di Campobasso. Il Perosi è l'unico conservatorio in Molise, un'istituzione da tutelare e valorizzare. Sicuramente sì, peraltro quest'anno festeggiamo i 50 anni di conservatorio, quindi un percorso incredibile, insomma, un periodo speso a far crescere anche culturalmente questo territorio, quando anche altre istituzioni ancora non erano neanche nell'immaginario, quindi siamo consapevoli che questa strada va sicuramente rafforzata, migliorata, innovata, perché insomma è un presidio culturale importante per tutta la Regione Molise. Quali sono gli obiettivi per il prossimo futuro? Ma sicuramente rendere più innovativa anche la proposta didattica, ci stiamo confrontando proprio in queste settimane per capire quali insegnamenti nuovi poter avviare. Il conservatorio, come le università, si deve mettere tra virgolette sul mercato per poter attrarre ed essere anche scelto dagli studenti. Sicuramente vorremmo aprirci ancora di più ai progetti internazionali e quindi a collaborazioni che vadano al di là dei nostri confini, poter dare dei servizi di qualità sempre migliori nelle nostre strutture, quindi mettere gli studenti in condizione di poter sceglierci anche per gli aspetti di logistica che sono molto importanti. Nel frattempo ci sono diversi eventi e concerti in programma nei prossimi mesi. Sì, non vedevamo l'ora di riprendere l'attività nei teatri o nelle sale. Oggi partiamo, probabilmente prima istituzione a riaprire la presenza dal vivo. Questo chiaramente ci inorgoglisce, abbiamo un corpo docenti incredibilmente valido sia nei numeri che nel livello di qualità. Oggi peraltro cominciamo con un giovane e neo diciamo assunto al conservatorio maestro Simone Sala, che peraltro è anche un molisano, quindi insomma ci sono tutte le condizioni per partire bene. Siamo insieme al direttore del Conservatorio Lorenzo Perosi di Campobasso, Vittorio Magrini. Concerti, docenti ed eventi, questo è il cartellone promosso dal Conservatorio. Sì, questo è il cartellone del Conservatorio che ha già iniziato il 13 maggio scorso presso la chiesa di Sessano del Molise con un bellissimo concerto di organo del maestro Antonio Colasurdo. Prosegue oggi con un talento nostrano, Simone Sala, ex studente del nostro istituto e ora docente di pianoforte principale. Proseguirà con altri concerti dei nostri studenti e di altri nostri professori
che ci accompagneranno fino ai primi di luglio. Di lì ripartiremo con un'altra programmazione fino all'autunno prossimo. Si ricomincia finalmente ad esibirsi dal vivo. Posso chiederle però come la pandemia ha condizionato il lavoro del conservatorio? I docenti e gli studenti come hanno vissuto questi mesi? Sì, certamente è stato un periodo veramente complicato, complicatissimo direi. Per le nostre discipline è stato quasi impossibile proseguire e ci siamo inventati le lezioni online anche per quelle materie più prettamente esecutive che fino a un anno fa pensavamo fosse impossibile. Abbiamo attuato delle piattaforme online per svolgere appunto tutti gli insegnamenti e abbiamo anche fatto dei concerti in streaming, abbiamo cominciato ad ideare qualcosa per il prossimo futuro che adesso sta arrivando e speriamo che continui così in presenza. L'offerta formativa del conservatorio si sta ampliando, stiamo cercando di capire dove orientarci, dove cercare di aprire nuovi orizzonti, nuovi spazi per i futuri studenti. Molto probabilmente apriremo una bella nuova realtà per quanto riguarda le musiche tradizionali, quindi lo studio dell'etnomusicologia e di strumenti tipici della regione, quali la zampogna e gli altri. Quanti studenti frequentano attualmente il conservatorio? Attualmente ci sono 500 studenti circa, e provengono da varie regioni italiane, dall'estero, dalla Cina, dal Portogallo, dalla Germania e dall'Austria. Amici di Telemolise, il nostro viaggio all'ex GIL di Campobasso termina qui. Come sempre vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia e vi diamo appuntamento al prossimo viaggio in Molise. Vi ricordo che potete seguirci al canale 11 di Telemolise, 96 in Abruzzo, 880 nel Lazio. Potete rivedere tutte le nostre puntate collegandovi al sito internet www.telemolise.com.